comunemente quando si parla di fonti rinnovabili di energia, il pensiero va all'eolico, al fotovoltaico, alla geotermia. Invece fra le fonti rinnovabili rientra anche la bioenergia. Noi possiamo stoccare del legno, tenerlo fermo mesi, anche anni volendo, e riutilizzarlo in un altro momento, cosa che non è possibile con energie come il solare o come il vento. Ecco perché la biomassa quindi ha un potenziale notevole ed è una fonte molto interessante. Naturalmente la bioenergia da sola non può risolvere la questione energetica e climatica, però può dare un contributo che può essere più o meno considerevole a seconda dei paesi. Nel progetto Profor Biomed si è inteso andare a vedere qual è l'apporto di sviluppo di questa fonte energetica, fonte sostenibile, fonte rinnovabile, nei paesi dell'area mediterranea, dove la filiera che parte dalla gestione del bosco e della foresta e arriva fino al combustibile, all'impianto energetico che utilizza il combustibile, è meno sviluppata che nel centro-nord Europa. Nei non addetti ai lavori spesso serpeggia la consapevolezza o l'idea comunque che il taglio del bosco sia qualcosa di negativo. E ogni volta che in Italia c'è un'alluvione o un fenomeno franoso importante, al telegiornale si sente subito parlare di deforestazione, cosa che non esiste. In Italia, dall'ultimo dopoguerra a oggi, la superficie forestale è raddoppiata. Dal primo 1900 ad oggi è triplicata. Il problema non è la deforestazione, tutt'altro, è l'abbandono del territorio che ha creato delle condizioni che mal si conciliano con le attività umane, i paesi, infrastrutture, eccetera, che sono a valle. Potremmo partire da quello che sembra luogo comune, ma che di fatto fotografa la realtà forestale italiana, cioè il fatto che siamo passati dall'essere un paese povero di boschi a un paese ricco di boschi poveri, ovvero un paese che per un terzo è coperto da boschi, ma sono boschi che sono scarsamente e spesso, ahimè, malamente gestiti. Indicativamente il prelievo ad uso energetico è nell'ordine del 70% rispetto al totale ed è in continua crescita. Vuol dire che i nostri boschi sempre più danno legna da ardere o comunque prodotti poi destinati all'utilizzo appunto a fini energetici. E questo è un trend in parte in controtendenza rispetto ad altri paesi europei. L'ultima stima, l'ultimo dato, uno studio fornito da AIEL che parla addirittura di 27 milioni di tonnellate di legna da ardere, cippato e pellet consumati a fronte di una produzione interna dell'ordine dei 7 milioni, quindi con un gap assolutamente rilevante. La bioenergia fornisce già un contributo considerevole al fabbisogno energetico nazionale, che è dell'ordine del 3-4%, è difficile da dire perché mancano delle statistiche ufficiali attendibili. In realtà il potenziale biologico che le risorse naturali possono dare è ben superiore. Il contributo della bioenergia in Italia può arrivare al 10-12% del fabbisogno energetico nazionale. Per colmare questo gap bisogna adottare delle politiche, delle strategie, delle misure di valorizzazione delle risorse energetiche. Per la valorizzazione della bioenergia ci sono due strade. Una strada è quella dello sviluppo delle cosiddette filiere. L'altra è quella dell'uso a cascata delle risorse legnose. Il concetto di cascading o uso a cascata del legno è un concetto che si è affermato fortemente negli ultimi anni ed è ripreso da diversi documenti, diverse iniziative di carattere nazionale e soprattutto europeo. Giusto per citarne una, la Strategia Forestale Europea 2013 fa fortemente leva su questo concetto.
Concetto che consiste in che cosa? Fondamentalmente nel promuovere un uso efficiente e razionale della risorsa legno, semplicemente destinando il materiale prelevato dal bosco secondo quella che è la destinazione d'uso più naturale, adeguata e per quanto possibile a più alto valore aggiunto. E quindi cercando di valorizzare anzitutto l'impiego industriale e la trasformazione e soltanto per gli scarti, i residui, nonché per i sottoprodotti un impiego ad uso energetico. L'approccio a cascata potremmo inserirlo in un più ampio approccio di filiera corta di produzione, dove l'aggettivo corta non si qualifica tanto solo in termini di distanza fisica e geografica, ma anche alla qualità della gestione forestale di provenienza del materiale. Sicuramente il cercare di stimolare, di sviluppare filiere locali ha una molteplicità di potenziali impatti positivi e anche la ricaduta sociale o socio-economica in termini di possibilità, per esempio, di impiego o di creazione di indotto ricade tra questi. In particolar modo se il ruolo delle ditte boschive, per esempio, viene un pochino rivisitato, laddove la ditta boschiva non si limita più solo a tagliare il bosco e a vendere materia prima, ma di fatto vende direttamente energia o contratti di fornitura energia. Poi ci sono diversi buoni esempi, diversi casi di buone prassi anche già in Italia. Innanzitutto fornisco qualche dato sul sistema forestale Lombardia. Ci sono circa 620.000 ettari di bosco, pari più o meno a un terzo del territorio, quindi un'area piuttosto importante, consistente. È una proprietà privata estremamente frazionata e quindi il più delle volte abbandonata. Un'area di proprietà pubblica, quasi sempre i comuni, ma si tratta di comuni di montagna, con una grande estensione territoriale, pochi abitanti, una struttura, un ufficio tecnico estremamente ridotto, da qui le grandi difficoltà di gestione. Quello che manca in Lombardia è un po' il sistema nel suo complesso. Mi spiego con un esempio. In Alta Valtellina c'è un distretto delle segherie molto importante, viene prodotto circa il 15% del segato nazionale. La quasi totalità della materia prima però non viene dai boschi che sono alle spalle della segheria, in Italia ovviamente, ma viene da pochi chilometri più in là, oltre il confine svizzero. Perché la segheria ha bisogno di certezza e continuità di fornitura, non tanto una questione di prezzo o di qualità, ma appunto continuità di fornitura, cosa che può fornire solamente un sistema ben consolidato. Se noi andiamo appunto in Svizzera o in Austria, c'è questo sistema consolidato ormai da decenni, se non da secoli, e soprattutto nel non addetto ai lavori c'è questa consapevolezza che la coltivazione del bosco è un fatto positivo per chi vive in montagna, ma anche per chi vive ben più a valle. Anche in Italia si cominciano ad attivare queste soluzioni e si sono riscontrati dei risultati molto positivi. Ecco, alcune buone pratiche possono essere messe in atto da chi lavora sul territorio. Ad esempio, nella comunità montana Valsassina, nella quale non c'è una peculiarità particolare per questioni orografiche o forestali, ma ci sono delle istituzioni e delle persone capaci e attive che hanno saputo fare delle proposte concrete alle istituzioni, noi alla regione o anche a altri, e al territorio. Allora, la nostra comunità montana è stata istituita dalla Regione Lombardia con la legge 1102, quindi parliamo degli anni 70. Operativamente ha cominciato ad operare alla fine del 1974, quindi ormai abbiamo 40 anni di storia alle spalle. È una comunità media, diciamo, che si estende su un territorio sia montano che lacuale e raggruppa 28 comuni. I boschi della comunità montana coprono circa il 60% del territorio, coprono ben 21.500 ettari circa. Sono per lo più governati a ceduo matricinato. La filiera qui del territorio, le imprese boschive e anche i privati che tagliano quasi tutti i legna da ardere. Beh, in montagna è proprio l'autorità, diciamo, forestale competente. Fino a una ventina d'anni fa era il corpo forestale che adesso ha attività di vigilanza e invece di programmazione e pianificazione c'è proprio la comunità montana. Abbiamo circa una ventina di imprese forestali attive che si sono attrezzate grazie anche a un'azione intensa promozionale che la comunità montana ha svolto, proprio conscia di questa potenzialità, e quindi si è offerta con le proprie strutture, a un'assistenza tecnica intensa e ha dato modo a queste realtà aziendali di attrezzarsi attraverso i fondi del piano
piano di sviluppo rurale e quindi ripartire alla grande con intense utilizzazioni boschive e quindi dando anche un forte incremento a quelle che possono essere le potenzialità future. La Quinta Montana è molto attiva nella gestione forestale, ha dato una grossa mano alle imprese boschive a crescere, a svilupparsi, è sede a volte appunto di corsi professionali per le imprese boschive, a volte organizzano delle manifestazioni quando di macchinari, quando di altre attività legate al territorio e ai prodotti locali in maniera da coinvolgere anche la popolazione. C'è proprio interesse, abbiamo organizzato spesso anche dei corsi per hobbisti con un successo veramente notevole di centinaia di persone che vogliono partecipare a questi corsi per boscaioli, hobbisti, operatori. Delle prospettive soprattutto anche per la creazione di nuove imprese, anche e soprattutto per i giovani, in vista anche di questa crisi economica che sta attanagliando anche le nostre zone. Abbiamo parecchi giovani, infatti in una quindicina d'anni le imprese boschive sono passate da un paio a una quindicina dei giorni nostri e vediamo che tutti hanno abbastanza lavoro queste imprese boschive. Inizialmente ho studiato agrario e sono perito agrario. Ho pensato di seguire un po' il ramo dell'agricoltura e crearmi una mia azienda. Dal niente ho iniziato con qualche vacca, qualche animale e dopo però solo questo non bastava. Allora ho iniziato a indirizzare un po', occupare questo tempo tagliando della legna. Qui ho iniziato con un trattore, un vericello, così un po' per caso, poi si è acquistato uno scavatore e l'anno scorso diciamo che abbiamo fatto un po' un salto di qualità, ho fatto degli investimenti, ho acquistato una teleferica, ho acquistato un trattore nuovo. Diciamo, adesso l'attività silvicolturale mi è andata un po' più avanti a quello che era l'allevamento. Perciò c'è la volontà anche da parte dei ragazzi di mettersi in gioco e di probabilmente si sono resi anche conto anche loro che non ci sono tante altre alternative in questo momento di crisi e perciò un'opportunità può venire proprio dal lavoro nel bosco. Il nostro legname che lavoriamo noi è quasi esclusivamente legna di faggio, legna da ardere in poche parole. Forniamo dei magazzini che dopo fanno il dettaglio e molti anche privati. Noi siamo su una portata, diciamo, sui 15-20 mila quintali di roba all'anno. Dunque, la ditta è nata una quindicina d'anni fa, pian pianino, man mano ci siamo attrezzati, siamo cresciuti un attimino. Poi ho cominciato a lavorare con mio figlio, produzione familiare, niente. Ci sono alcune criticità legate un po' alla mancanza di viabilità in certe valli secondarie e un po' anche difficoltà nel delle volte acquistare i mezzi per gli operatori perché sono mezzi spesso teleferiche, trattori così abbastanza costosi. Da prima abbiamo cominciato tutto a mano, poi pian piano come dicevo prima ci siamo attrezzati, vericello, poi una teleferica, ultimamente un'altra teleferica e si va avanti. Un'altra criticità è quella delle volte della concorrenza in nero nel settore della legna da ardere, che è poi il settore principale della filiera qua. Le criticità sono tante volte, diciamo, il pericolo sul lavoro, concorrenza sleale, chi vende il materiale magari ci fa concorrenza, queste storie in poche parole. Quali sono gli attori della filiera? Ci sono le imprese di prima utilizzazione, cioè le imprese boschive, sono circa 250 con oltre 1000 addetti, poi le imprese di trasformazioni, quindi le segherie, tutto il settore del mobile, arredamento, molto florio in Lombardia. Noi partiamo dal tronco, quasi sempre dal tronco, ricaviamo dal tronco quando riusciamo da un tronco locale, quando non abbiamo dei tronchi locali ci rivolgiamo dalle foreste svizzere o austriache, importiamo il tronco, lo lasciamo depositato in piazzale, portiamo il tronco a del tavolame, lo lasciamo dai 10-12 mesi all'aperto a stagionare, riduciamo la tavola in semilavorato quadro, dal semilavorato quadro passa ancora un ulteriore quindicina di giorni nel seccatoio per togliere tutta l'umidità. E questo semilavorato va nelle fresatrici o nei torni, dipende dalla lavorazione,
dove viene fresato e dal quale ricaviamo il manico per un attrezzo che può essere il martello, può essere la zappa, può essere il piccone, può essere attrezzi edili e attrezzi agricoli. In questo senso poi c'è tutto il filone delle certificazioni forestali che certificano la buona gestione delle foreste di provenienza del materiale e poi la tracciabilità con catena di custodia del materiale stesso. Siamo certificati da 10 anni, ogni anno abbiamo il controllo dell'ente che controlla che tutto sia, non ci sia mescolamento, diciamo, tra materiale normale e materiale certificato, in maniera che sia rintracciabile il prodotto, sia rintracciabile dalla foresta da cui proviene. Anche perché sentiamo che c'è richiesta, perché il produttore finale vuol poi sapere se il legno che lavoriamo è tagliato in foreste ben gestite o meno. Statistiche Istat riportano dati al 2011 e ci danno un trend comunque di crescente produzione di biomassa a uso energetico a fronte invece di un ridotto prelievo ad uso industriale. I nostri boschi sempre più danno legna da ardere o comunque prodotti poi destinati all'utilizzo appunto a fini energetici. Il ritorno nella valorizzazione della filiera bosco, legno, energia ha rifatto esplodere l'utilizzazione forestale. Ma il legno può essere impiegato come combustibile in 3 forme. In ciocchi di legno, in tronchetti, come si usava una volta, può essere tagliato in piccole scaglie, il cosiddetto cippato, oppure può essere ridotto a una sorta di segatura compattata a formare i cosiddetti pellet. Sono 3 forme di uno stesso combustibile, però hanno caratteristiche diverse quando vengono messi in un impianto di combustione. Tutti gli scarti della segheria e della torneria vengono ridotti in una segatura finissima e poi passati in una pressa dove produciamo il pellet per gli usi di combustione in stufe o in caldaie, secondo la necessità. Sta tra l'altro partendo adesso la filiera un po' del cippato, poi ci sono in valle una 12 di impianti a cippato, tra cui quello anche del nostro ente. Man mano progressivamente ne stanno partendo tanti e vediamo che anche una ditta locale si è strutturata con dei cippatori, un'azienda agricola anche ha preso dei cippatori per fare servizio ad altri. Il bosco, già noi avevamo il papà boscaiolo, avevamo delle attrezzature, eravamo già un po' nel ramo, ecco. E ecco, una cosa tira l'altra. Ci siamo girati su questo tipo di attività perché i boschi belli sono sempre meno e quelli brutti che si possono cippare sono più facili da prendere. Legname di qualità lo vendiamo alle segherie o legna da ardere e legname di scarsa qualità lo accatastiamo e lo maciniamo e lo consegniamo a delle centrali che lo usano per far corrente. Quest'anno abbiamo già fatto praticamente 3.500 quintali noi con il nostro materiale e oltre 4.000 quintali del materiale di altri e poi prezzi minori perché il materiale è meno qualitativo. Per valorizzare il legname di più scarso valore questa è la linea giusta, perché non solo tagliare la linea bella da ardere ma anche magari tagliare boschi abbandonati di castagno o altre essenze di scarso valore e cercare di trasformarlo in cippato appunto per riscaldare. Ovviamente la scelta tra questi 3 impieghi della biomassa dipende da tanti fattori, dalla disponibilità locale, dal tipo di mercato esistente in una certa area, dalle tecnologie che vengono impiegate, e anche dal tipo di gestione della caldaia o del boiler o dell'impianto che si può immaginare. È un'azienda florovivaistica, noi facciamo da piantine stagionali a piante d'alto fusto sia in serra che fuori. La centrale l'abbiamo installata nel 2008 perché era un po' di anni che stavo guardando queste energie alternative, sia per un discorso di risparmio ma anche per un discorso di filiera corta, cioè utilizzare il nostro materiale. Noi riscaldavamo le serre con il gasolio, ma nel primo anno, siccome durante l'inverno il mio materiale non era sufficiente, l'ho comperato e ho avuto un risparmio del 75%, perché grosso modo spendevo 10.000 euro di gasolio agricolo. E il primo anno con 2.500 euro ho comprato il cippato per tutto l'inverno. Sono scarti di potatura,
li accatastiamo nel vivaio qua sotto che abbiamo e poi durante l'inverno li maciniamo e li utilizziamo. Una volta all'anno faccio venire il fornitore per fare una manutenzione generale. Poi se il materiale è buono si tratta di vuotare la cenere ogni due settimane perché ne produce veramente poco. Dei risparmi dell'ordine delle volte solo su combustibile del 60-70%. 3-4 anni tante volte si pagano questi impianti cippato. Prima il riscaldamento della legna, normale, e poi con l'acqua calda l'impianto a gasolio. Il gasolio, i prezzi sono andati alle stelle. Ho deciso praticamente di mettere l'impianto cippato. Scaldo 3 appartamenti a 110 metri quadri in uno e l'acqua calda a costa sanitaria. C'è stata subito un'azione di emulazione, quindi altri privati hanno capito che mettendo in atto attività del genere potevano avere un miglioramento della loro proprietà e del territorio in generale. Sono tutti impianti dotati di filtri che praticamente non permettono l'uscita di polveri sottili, sono impianti moderni ormai tutti con certificazione e con alti rendimenti superiori al 90% come rendimento energetico. Tutti i prodotti combustibili sono normati appunto da norme specifiche europee, quindi norme uguali in tutti i paesi. Queste norme contengono appunto una classificazione dei parametri più importanti per la qualità del combustibile. Parliamo di certificazione vera e propria solamente per il pellet di legno. Non è unicamente una certificazione di prodotto che quindi va a verificare le caratteristiche chimiche, fisiche ed energetiche del pellet, ma anche tutta la tracciabilità della filiera, dalla ricezione della materia prima fino alla consegna del pellet al consumatore finale. Attualmente per legna da ardere e cippato appunto non parliamo di certificazione, di solito sono dei processi volontari messi in atto da produttori professionali che generalmente effettuano un campionamento del proprio prodotto, lo portano presso alcuni laboratori di riferimento, si fanno rilasciare un attestato della qualità del proprio prodotto. La biomassa ha due limiti che devono essere superati con una migliore sua gestione. È un combustibile che ha più bassa intensità energetica rispetto al petrolio, al carbone, quindi un chilo di legna contiene meno energia, 4 volte di meno di un chilo di gasolio. Di conseguenza occorrono almeno 4, a volte 10 volte tanto di autocarri per trasportare la stessa quantità di energia contenuta in un autobotte. Allora dobbiamo ottimizzare quindi la cosiddetta linea di trasporto, la cosiddetta filiera, cioè dobbiamo renderla più corta possibile, andare a collocare gli impianti, gli utilizzatori finali, siano essi domestici o siano impianti di media grande taglia, più vicino possibile a dove viene prodotta questo materiale, questa sorgente energetica. Un altro problema ancora è quello dell'inquinamento dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente, perché bruciando biomassa si generano grandi quantità di gas tossici, come del resto bruciando i combustibili fossili. Però per alcuni di questi la biomassa può essere peggiore, nel senso che il particolato fine, il famoso PM10 o PM2,5 o gli ossidi di zolfo, sono generati a parità di energia prodotta, in quantità maggiore dall'uso di biomassa che dall'uso di combustibili fossili. C'è una differenza sostanziale fra energie fossili e bioenergia. Quando la pianta cresce, assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e l'accumula sotto forma di zuccheri, grassi ed altre sostanze nel fusto, nelle radici, nelle foglie. Quando queste componenti vengono usate per produrre energia, viene liberata in atmosfera CO2 fresca, vale a dire CO2 che era libera in atmosfera negli anni precedenti. Con la combustione delle fonti fossili di energia, vale a dire gas naturale, petrolio o carbone, vengono liberate in atmosfera ingenti quantità di anidride carbonica e di altri gas di serra che sono state immagazzinate per milioni e milioni di anni nelle cavità geologiche del pianeta. Però oggi, questo è importante ribadirlo, esistono tecnologie, esistono impianti che riescono ad abbattere questi inquinanti di un fattore 10 e in alcuni casi anche di un fattore 100 rispetto alle vecchie stufe, ai vecchi caminetti, ai vecchi impianti, diciamo, di passate generazioni. Quindi oggi riusciamo a controllare anche questo aspetto, che era l'aspetto critico principale dell'uso della biomassa, e quindi rendere la biomassa competitiva rispetto alle sorgenti fossili, non solo per il prezzo inferiore,
non solo per la semplicità della gestione, non solo per l'origine interna ai singoli paesi o alle singole comunità che la utilizzano, ma anche cercando di, e di fatto diminuendo le emissioni a livelli del tutto accettabili. Il progetto è stato utile innanzitutto per capire qual è il potenziale reale, oltre che biologico, delle risorse forestali nell'Europa del Mediterraneo, per valorizzare delle buone pratiche che pure esistono, per capire le strategie migliori, più sostenibili, di realizzazione di piantagioni dedicate, cosiddette piantagioni short rotation forestry, per la produzione di biomassa per usi energetici. 4 anni fa è stato sottoscritto quello che abbiamo chiamato un patto per filiera bosco legno energia, cioè un accordo fra tutti gli attori, le proprietà, quindi consorzi forestali ad esempio, le imprese boschive, i trasformatori, le associazioni di categoria degli agricoltori, la federazione che raggruppa le società di teleriscaldamento e così via. È un tavolo che si riunisce periodicamente, è un tavolo nel quale vengono condivise delle azioni, ma ancora prima un tavolo nel quale si fa conoscenza reciproca, scambio di opinioni, di necessità, di proposte. Abbiamo visto che il sistema funziona. Probabilmente abbiamo trovato una sinergia operativa col mondo imprenditoriale e il mondo pubblico e soprattutto noi abbiamo preso coscienza della grossa opportunità che questo settore può avere nel creare posti di lavoro e soprattutto nel valorizzare una potenzialità, una risorsa forestale che esiste sul territorio e che ha sempre avuto nel tempo grandi spazi economici e commerciali.